se oggi non vi do il buongiorno, perché con questo video inizia il nostro vagabondaggio della notte fino all'arrivo a Napoli, ragazzi. Questo panino fa schifo, però la fame c'è e quindi va bene così. Ci aggiorniamo in giornata, in serata. Ragazzi, iniziamo il nostro vagabondare per la nave, anche perché secondo me la Zoe deve fare la pipì, però lei sul ponte non la fa. Quindi troviamo un punto dove avrà voglia di farla, cioè non lo so. Comunque la vela prevede una notte lunga, molto lunga, ragazzi. Comunque dentro non ce l'ha nessuno la mascherina, a parte qualche vecchietta. Qui ci sono le prigioni per i cani, volete vedere? Però è qua, se fai la monella, in punizione. Wow, ci becchiamo il tramonto in nave, però volevo salire un po' più su, ma in realtà questo ponte è proprio brutto di questa nave, ragazzi. Cioè, sul ponte ci sono le macchine. Ferma, ferma, non tirare. Ciao Sardegna. Wow. Il panorama è bello dappertutto in Sardegna, ragazzi, anche dalla nave. Ragazzi, io ho visto gente che sale, quindi andiamo ad esplorare la nave. Vediamo, vediamo. Vai Zoe, vai. Ah, vedi? Ci sono le macchine, ma poi si sale ancora. Andiamo, andiamo, vai su, vai. Wow, sono tutta nera. Abbiamo il primo problema. Magari così, ecco. Il primo problema, sapete qual è, ragazzi? Che io devo andare in bagno. Adesso il problema è trovare il modo di andare in bagno, ma gestire in contemporanea la Zoe. Cioè, non lo so se ce la faranno i nostri eroi. Torniamo giù. Ce l'ho fatta, ragazzi, però ho dovuto lasciare la Zoe legata fuori da sola. Devo andarla a recuperare subito. Meno male che, ragazzi, gente super carina che me la sta guardando. Ragazzi, questo è il barbone livello 2, livello avanzato. Cioè, abbiamo anche la panchina tutta per noi Zoe, però devi stare qua vicino a me. Aspetta. Abbiamo la panchina tutta per noi e non fa manco freddo, almeno per adesso, Poi mi sa che tra un po' la felpa la metteremo, però per ora si sta bene. Anzi, vi dirò, c'è il gelo dentro più che fuori, quindi si sta meglio, in realtà si sta meglio fuori che dentro, perché dentro si congela, ragazzi. Comunque noi il posto fisso non lo abbandoniamo, questo è diventato il nostro posto. Mi guardano male, ma ormai, ragazzi, non me ne frega niente di parlare da solo, ormai mi sono abituata. E cosa vi volevo dire, mi sono dimenticata, la batteria mi sta abbandonando, però addirittura abbiamo ancora connessione, ragazzi. Quando siamo partiti da Genova la connessione ci ha abbandonato praticamente subito, invece a sto giro ce l'abbiamo, ma ci sta abbandonando la batteria del telefono, e questo è un problema. Solo che se entriamo dentro a caricare ho paura che ci vanno il cazzatone, però io aspetto perché sono ancora le 9:30, quindi noi aspettiamo il buio, la notte, che tutti si addormentano.
e ci addentriamo all'interno rubando qualche poltrona libera, se la zona non mi tira, qualche poltrona libera se la troviamo, e ci imboschiamo per caricare un po' per il cellulare. Perché ragazzi, noi le barbone, se le facciamo, le dobbiamo fare bene, ragazzi, si fanno bene le barbone. Se avete bisogno di consigli, chiedete su come si fanno. Ragazzi, ho provato a dormire un po'. Così. E appoggio un attimo. Però adesso fa freddo. Ma io sono attrezzata. Questo giro non mi hanno fregato. No? Oh, che bello. Oh, è caldissima, ragazzi. Top. Adesso io mi rimetto giù. Ormai sei famosa, eh? Proviamo a dormire un pochino. Sono le ore. Ah, non lo so, ho spento il cellulare perché aveva poca batteria. Ci aggiorniamo tra qualche oretta, vediamo se mi abbiocco un po'. Ragazzi, aggiornamenti delle 3. Mamma, sembra che ho una felpona gigante, in realtà è normale. Vabbè, comunque ragazzi, aggiornamenti delle 3, non ho dormito, in realtà ho beccato dei ragazzi carinissimi, super simpatici, di Ottaviano, vicino a casa mia, e abbiamo passato queste ore a giocare a uno e a chiacchierare. Mi hanno fatto compagnia, top. Adesso mi provo a crollare perché stiamo tutti morendo di sonno a questo punto. Ragazzi, sto dormendo così. Però il barbonaggio parte 3, livello avanzato, mi sono infilata dentro e c'ho le sedie. Non so se era più comoda la panchina, che ero appoggiata con la testa, però fuori c'è un vento, ragazzi, che fa paura. Piuttosto meglio l'aria condizionata, ma il vento che mi entra proprio nell'orecchio era fastidioso. In più la Zoe fuori non si appaciava, non dormiva perché c'era casino, c'era rumore, c'era vento. Invece adesso è andata in coma. Ragazzi, ore 5:15. Abbiamo dormito un po', però, però madonna, non ce la possiamo fare. Adesso io provo a lasciare un pochino la Zoe qui un secondo e vado in bagno. Sono solo le 5:15. Fino alle 10. Spero che apri il bar tra un po', perché magari una colazione mi ripiglia un attimo, Ragazzi, il bar è aperto. Questa è stata una salvezza. Facciamo un momento che, mamma mia, l'unica cosa è il caffè, ce l'abbiamo. Ragazzi, il cornetto alle 7. Dai, alle 7. Io penso che sono le 6, non ho guardato, ma saranno tipo le 6. Per avere il cornetto dobbiamo aspettare un'oretta. Però fuori comunque, ragazzi, no, è vero che c'è vento, però c'è una bella temperatura dentro, l'aria condizionata fa paura. Cioè, ma spegnila. No, io penso che hanno freddo un po' tutti, li vedi tutti un po' bloccati, coperti. Dico, spegni un po' l'aria, almeno la sera, spegni un po' le luci, non lo so. Io in qualche modo mi sono messo il cappello in faccia e via, però un pochino la luce, un pochino l'aria, abbassa e la gente si deve riposare. Il caffè ci voleva, però, andiamo su, dai. Ragazzi, proviamo ad andare sull'attico a vedere l'alba. Magari la zona fa anche un poco di pipì. Quasi arrivati, dai. Ragazzi,
solito è la Zoe, la donna distrutta dalla vita, ma se giro sono io, ma c'ho un sonno, c'ho una fame, i cornetti non arrivano. Qua se le, secondo le previsioni dicono che non arriverà mai puntuale questa nave, quindi invece che alle 10 partiremo alle 10 e mezza a Napoli, il tempo che scende, secondo me arriva a casa direttamente per pranzo. È rimasto acceso tutta la notte nonostante non ci sia il pannello, cioè nel senso perché siamo al chiuso. Ragazzi, Johnny è un grande, tutto top. Sarà dura scendere, però il mio calcolo di ieri era sbagliato perché noi in realtà siamo davanti, quindi entrando per primi usciamo per primi. Ragazzi, io penso che questa giornata, questa nottata è stata la più lunga che potevamo fare, ma siamo arrivati al tanto atteso, non tanto in realtà, finale di stagione. Quindi ragazzi, concludiamo qui la nostra piccola serie sulla Sardegna Van Life, ma ce ne saranno altre. Però per adesso ci salutiamo qua, ragazzi, non mancate perché ci saranno altre avventure. Ragazzi, è stato un piacere condividere con voi questa vacanza, ci siamo divertiti insieme tantissimo. Un abbraccio, a presto!